Alla Reporter Live di San Giovanni Valdarno sono stati presentati i pacchetti cicloturistici legati al Valdarno Bike Road. Ma questa iniziativa è molto utile, specie al settore del turismo che io, diciamo, in qualche modo rappresento oggi qui. Per il Valdarno è importante che siano attivati tutta una serie di progetti proprio tesi a valorizzare il territorio, e il progetto Valdarno Bike Road va proprio in questa direzione. Quindi noi avremo da quest'anno una serie di piste ciclabili, comunque sentieri segnalati a disposizione sia degli appassionati locali ma anche dai turisti che legati al mondo della bicicletta e sono sempre di più. Quindi avranno l'opportunità di percorrere questi sentieri, e lungo i sentieri c'è tutta una serie di strutture ricettive, ristorazione, insomma attività legate direttamente o indirettamente al mondo del turismo. Un progetto estremamente interessante che valorizza la nostra Toscana e il nostro territorio, non solo per le bellezze artistiche monumentali, non solo per il Tuscany Way of Life, ma anche per i territori, per le bellezze della natura e per percorrerle con uno strumento ecologico e compatibile, oltre che divertente e appagante per fare una bella sudata all'aria aperta insieme, che è la bicicletta. Ci fa molto piacere che l'iniziativa sia presentata a San Giovanni e che quindi ancora una volta possiamo ospitare iniziative di livello valdarnese di promozione di Valdarno. Siamo qui alla Reporter Live proprio perché questa sarà l'agenzia che gestirà questo incoming di questo grande progetto, che è uno dei primi che vede il Valdarno in un'ottica di singola area all'interno della quale succedono delle cose. Direi questa del Valdarno Bike Road è una delle più interessanti e delle più innovative. Ci tengo a dire che ormai questa è una tendenza che è trasversale a qualsiasi tipo di attività e che sta prendendo campo tantissimo, non solo in Europa ma anche in tutto il mondo.